buonasera e benvenuti. Questa serie di incontri saranno tre sul tema di Giomla. Cercheremo di darvi delle informazioni di partenza, di base alla scoperta di questo sistema di gestione dei contenuti. Questa serie di incontri sono stati organizzati dal Comune, a fattispecie dall'Assessorato all'Innovazione, in collaborazione con Google Work, che come probabilmente molti di voi già sanno si occupa della divulgazione, della diffusione del software libero. E in questo tema qui è stato organizzato appunto questo corso, che è diciamo la seconda metà di una cosa che è già avvenuta qualche settimana fa, perché eravate talmente tanti come iscritti, come vedete la sala è quella che è, per cui abbiamo deciso di spezzarvi in due tronconi. La prima parte è stata curata da un ragazzo, Francesco Calcani, tra l'altro molto bravo, che però ne ha evidenziato degli aspetti più tecnici, mentre con me andremo a vedere quelli che sono proprio gli aspetti più concreti, quelli più terra terra, in modo tale che possiate poi, una volta usciti di qui, dopo questa serie di tre incontri, andando poi sul sito di Google Work, vedere anche quell'altra parte curata appunto da Francesco, e così approfondite un attimino meglio la cosa. Allora, oggi ci occuperemo di fare l'installazione, diciamo. Allora, io mi presento, sono Marco Berni, sono diciamo il legale rappresentante dei Magazzini del Caos, che è una società che da anni si occupa di grafica, pubblicità, stampa, eccetera, eccetera, e di web. La nostra esperienza del web è iniziata nei primi anni 2000 con la realizzazione di siti in flash, che allora era, si può dire, la rivoluzione, perché considerando che ci saveva a quei tempi il modem, quando era proprio di lusso a 56k, avere dei siti come oggi che pesano spesso e volentieri quasi un mega, proprio anche le stesse pagine pesano, possono arrivare a pesare anche un mega, allora non si poteva mai superare i 200-300 KB, per cui con flash la possibilità, specialmente per chi come me è un grafico, poter realizzare delle animazioni che poi fossero così leggere da poter poi pubblicare su un sito, era la rivoluzione. Poi nel tempo questa tecnologia è stata abbandonata e in questi ultimi anni, per dire 7 anni, siamo passati a questi pacchetti di gestione dei contenuti. Joomla è uno di questi, ma ce ne sono altri. Il vantaggio qual è? Il vantaggio di questi pacchetti, nel caso specifico di Joomla, è il fatto che vi permette di non realizzare manualmente una o 100 o 1000 pagine può essere composto il vostro sito. Una volta si prendevano si scrivevano tutti a mano in codice HTML, e se avevate un sito con 100 pagine, 200 pagine, eccetera, eccetera, dovevano essere tutte scritte a mano. Oggi con questi sistemi nuovi questa cosa viene ovviata e sostanzialmente, buonasera, si arriva ad avere un'autogenerazione di queste pagine tramite l'utilizzo appunto del sistema gestionale. Se avete firmato? Anche te, l'ultima sei arrivata, ricordatevi di firmare. Allora, l'installazione. Una cosa importante di quando si va a fare l'installazione di Joomla è avere anche un server in grado di potervi supportare. Ora noi oggi faremo questa prova su un server piuttosto cascioso, rinomato per essere molto ostico, sia non solo nei confronti di Joomla, ma anche per tutto ciò che è la realizzazione del sito web. Non vi farò il nome ovviamente, però vedremo ora insieme. Il trucchettino che vi andrò a far vedere è sostanzialmente quello di fare di scompattare il file zip di Joomla all'interno di questo, del vostro server, utilizzando un file in PHP studiato apposta per fare questa cosa. Allora, innanzitutto vorrei sapere da voi chi è che ha già fatto delle installazioni per conto proprio, chi già si è misurato su questa cosa.
Perfetto. Quali sono state le difficoltà maggiori che ha trovato nel caso dell'installazione? Partendo da zero, mi sono basato su esperienze di marchi di primo linguaggio, tante cose l'ho fatta, però testando, per esempio ho usato un server Apache e per la prima ce l'ho fatta, però c'era un tutorial online, tutti gli italiani hanno fatto, anche se non ho più, c'era una community abbastanza grande. Esatto, quindi grosse difficoltà te non l'hai avuto. Poi chi ha detto a chi ti ha alzato la mano? Io più che altro ho fatto un server locale per imparare a utilizzarlo. E poi per la scuola sto utilizzando per il comune. Ah, quello. Buonasera, firmate, mi raccomando, sì. Alice. Ciao! Sì. Sei firmato uguale? No, mi firmato. Vai. Però comunque una difficoltà, nessuna. Stavo piuttosto semplice, hai caricato col FTP il file zip, sì, l'hai scompattato all'interno, eccetera. Sì, sì, altri le hanno già fatto l'installazione? Come ha detto lei, uguale. Va bene. Allora, ovviamente per gli altri che non hanno mai fatto l'installazione probabilmente non conoscono neanche il punto di partenza di Joomla. Joomla.org, andiamo un attimo sul sito, sul web e vediamo, questo è il .it, .org, dovrebbe essere quell'altra finestra, Riccardo. Allora, questo è il punto di partenza, questo è proprio il sito ufficiale di chi ha inventato, se l'è sviluppato e da qui sostanzialmente potete trovare tutte le informazioni che vi interessano, anche sotto il profilo tecnico e di spiegazioni, è ovviamente tutto in inglese e tra le varie pagine vedete, ora Riccardo ci sta facendo vedere, ecco, c'è la possibilità anche di scaricare Joomla 2.5 che è l'ultima versione realizzata, c'è soprattutto una voce importante che è Extend, ecco da qui potete scaricare tutti i vari componenti che vi possono aiutare ad arricchire il vostro sito e soprattutto a realizzare quello per cui il sito è nato. E diversamente comunque c'è anche Joomla.it che è il sito in italiano. Da qui io vi consiglierei di scaricare la versione di Joomla 2.5 in italiano perché così siamo sicuri che tutti i messaggi che vi compariranno li possiate comprendere, al di là della conoscenza o meno dell'inglese. E anche qui c'è un forum molto attivo, per cui se avete dei problemi, delle difficoltà, basterà postare appunto quello che è il vostro problema e nell'arco di una giornata o due qualcuno vi risponde. Allora, per prima cosa ovviamente bisogna scaricare, come si è detto, il file zip di Joomla 2.5. Una volta fatto questo, bisogna assicurarsi che sul proprio server voi abbiate attivato o creato un database. Perché? Perché Joomla poi a un certo punto nella sua procedura di installazione ve lo chiederà. Il database non è altro che come il vostro stanzino, come il vostro garage, praticamente ci finisce tutto. Ci finiscono dentro tutti quei dati che la stessa installazione, ma anche il vostro sito poi in futuro, andrà a ricercare come contenuti, ma anche per esempio come deposito degli username e password degli utenti che si iscrivono, eccetera, eccetera. Diciamo è un grosso catalogone. E fatto questo, una volta avete appunto attivato un database, a quel punto potete procedere con l'installazione di Joomla. Scusa, questo presuppone che tu possa accedere al provider che ti dà servizio. Ovviamente. Allora, ha ragione. Allora, no, ho saltato la parte. Allora, l'altra volta è stato appunto spiegato come fare un'installazione in locale. Oggi spiegheremo come farla in remoto, okay? Cioè direttamente su un server. Quindi dovete fare l'acquisto di un dominio, di un nome al dominio, ok? Su questo acquisto del nome al dominio, poi ovviamente il provider vi darà tutta una serie di accessi a un pannello di amministrazione. In questo pannello di amministrazione, tra le altre cose, oltre a indicare e a creare le nuove caselle di posta elettronica, c'è l'opportunità, oramai in quasi tutti i server, di poter creare proprio un database, tutto vostro. I dati che verranno dati di questo database, voi li dovete segnare e costruire
gelosamente, perché saranno quei dati lì che poi dopo nell'installazione Jomla vi richiederà. Ce ne può consigliare qualcuno di questi gratuiti? No, di gratuito, di server gratuito non ci sono, anche quelli che costano poco, per esempio, faccio l'esempio di prima, sono dei grossi veditoriali, nel senso che danno grossi problemi. Oggi, a mio avviso, spendendo sui 60-70 euro, comunque si può ottenere qualcosa di buono e di performante, e poi è tutta salita. Queste sono le spese annue che bisogna pagare. Ok, allora, la scarica Jomla 2.5. Sì, perfetto. Okay. Ecco, questa è Jomla 2.5. Ora fammi una cortesia, Riccardo. Vammi a segnatemi questo indirizzo, perché ora vi faccio vedere una cosina che vi facilita molto non solo la prima installazione di Jomla, ma vi facilita poi un domani anche la trasmigrazione del vostro sito da un server ad un altro, e rendendovi veramente la vita molto 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 semplice. Io ve lo dico perché ci sono passato, perché chiaro in questi anni diverse volte la testa, e vi posso assicurare che se in quegli anni avessi trovato uno come me che mi spiegava queste cose, pensavo veramente giù. Allora vai a download, c'è da qualche parte download. Ecco, sì. Ok, guarda. No, questa è la subscription, vai su a download della spinato. Guarda bello, questo. Eccolo qui. A che va chi sta? Akeba Kickstarter, ricordatelo, Akeba Kickstarter, che cos'è? È un semplicissimo file, ok, in PHP, che vi tornerà comodo per eseguire l'installazione che adesso vi vado a spiegare. Allora, qui che c'è la 3.6, ok, speriamo che sta qui. L'ho scompattata all'interno della cartella dove l'avete salvato. Ecco, scompattalo. Esatto. Allora, questa è tutto. Allora, di tutti questi file, diciamo il 99% sono tutti file di lingua, ok? Quindi voi non dovete fare altro che selezionarli tutti, vi salvate solo, allora, ecco, beh, selezionali tutti, scusa, tutti. Allora, salvo Kickstarter che vi serve, quindi questo lo levo dalla selezione, Kickstarter.php, quindi lo levo dalla selezione, no, vabbè, ma levami tutto meno dell'italiano, ok? Così se ci siamo. Lasciami solo il file in italiano, quello leva anche per te. No, in italiano lasciami. Siamo rimasti con questi due file. Questi, insieme al file zip di Jomla, tramite l'FTP, ve lo caricate nella vostra cartella. Ok? Ci siamo? Piuttosto semplice, no? Allora, a questo punto, quando avete fatto questo, andate sul
aprite il browser, vi selezionate, diciamo, vi citate l'indirizzo del vostro sito, o perlomeno del dominio che voi avete acquistato, ok? E nel nostro caso è... Marco, scusa, qui state lavorando su, su Linux, no? Sì, cioè, per, è la stessa cosa c'è anche per Windows? Per tutti. Per esempio, si usa Linux in questo caso perché è obbligo contrattuale, essendo organizzato da Google Network, si definisce sempre lì, però ovviamente funziona sia con Windows che sotto ambiente Mac, quindi è solo una questione di browser, ma va l'ultima. Allora dice www.baseballstar.it. Questo è il sito che, su cui io ho già caricato questi file, star slash kickstart.php, che è quel file famoso che abbiamo visto. Se HTTPS anche questa prima quella di ci sarà un altro browser, non ci sta solo questo, non riesco, scritto di prima parte, scritto leva l'HTTP, la S finale dell'HTTP. Questa è la videata che vi compare, ok? Lo leggete tutto, vi date alcuni avvertimenti, eccetera, eccetera, però voi vi fidate, come succede sempre in questi casi, e si va avanti. Clicca qui, ovviamente. Perfetto. Siccome io ho già caricato la, il file zip all'interno del server, lui lo riconosce e me lo già dà per selezionato. Io consiglio di lasciare tutto pari pari com'è e andare a cercare il tasto di avvio, che è questo laggiù. Premiamo, ok? E aspettiamo. Io a volte ci ho trasferito dei siti anche da 200-200 mega. E con questo sistema, ok, è più la difficoltà fare l'upload presso un altro server di un mattone da 300 metri, però poi lo scompattare attraverso questo sistema si dimostra non solo rapido, ma soprattutto efficace, perché è molto sicuro, perché con questo sistema qui non perdete niente, nessun tipo di dati, ok? Per cui vi ritrovate pari pari il vostro sito già come era prima. Cos'è questo bel bolstare? Questo pezzo è un dominio che tra tanti che ho a casa, diciamo, e in questo caso l'ho usato per fare questa, visto che è morto praticamente. Eccoci. A questo punto avvia l'installe. E ora vediamo se sul server tutoriale. Perfetto, adesso c'è da fare c'è da inserire quei dati lì. Allora, il nome host è sql.vedo.è, è la local host. Scusa, posso chiedere qualcosa? Per esempio, se io vado a prendere un indirizzo su register.it, eccetera, mi danno automaticamente un programma per fare il sito internet che posso caricare pagando un tot. Joomla, che vantaggio ha in confronto? Ascolta, io ora non so cosa ti offrono su register.it, ok? La possibilità di costruire un sito, eccetera, eccetera. Io ti posso dire per esperienza che con Joomla, se impari a conoscerlo
veramente, sostanzialmente ci puoi fare tutto. Te considera che, ad esempio, un sito come Pizza Hut, un marchio famoso, è fatto in giornata, ma non è l'unico caso. Ci sono, cioè, ci sono siti anche complessi che sono stati realizzati in giornata. Ora non so questa cosa copertina qui di registri.it che cosa prevede. È un esempio, Sì, sì, è un esempio, però non so cosa prevede. È chiaro, tutto dipende per quale motivo vuoi fare un sito. Allora, se quell'offerta lì ti permette di raggiungere il tuo scopo, cioè di fare il sito che te ti aspetti di fare, va benissimo. Ma se così non fosse, perché magari ti vuoi qualcosa di più complesso, qualcosa di più... un e-commerce, per esempio. Anche l'e-commerce, tranquillamente, Joomla può essere la soluzione giusta. Con delle pagine dinamiche, delle pagine che, per esempio, delle strutture diverse possono riempirlo con un codice di accesso senza problemi? Tutto. Oh, Joomla, ok. A parte il caffè, poi Joomla fa. Ok, bene, grazie. Allora, nome database, quello è il numero utente? La password inserita, il nome del database dovrebbe essere il solito, quindi copia e incolla quel 22579, dovrebbe essere quello, no? Ok, ora che fisso sapete, ora lui in questo caso lui ci dà questo, io sarei alla vecchia maniera e mettici JOS come prefisso sapete. JOS, sì, col tattino basso. Ah no, devi cambiare questa. Quello deve essere la solita. Hai paura? No, torna indietro. È scritto tutto correttamente? Sì. Allora, 2579. Sui base 42608. Siamo? Ok, allora qui vi chiede se attivare questi FTP layer che sostanzialmente vi facilitano diciamo anche la gestione tramite, anche se non direttamente dal sito, ma tramite anche altri programmi che si possono connettere al vostro sito, anche faccio esempio per caricare file eccetera eccetera. Io vado a poco un'informazione avanzata che c'è. Perfetto, io farei avanti e lascerei tutto così. Il nome del sito. A questo punto non bisogna dare un nome al sito, quindi in questo caso dobbiamo dire, che ne so, Joomla, fantasy, Joomla, ok. La tua email, in questo caso mettici la mia web che ho, c'è la magazzinecaos.com. E sotto mettici Joomla 2012, vai. E però ultimamente ricordatevi, ora sempre più spesso vi chiederanno delle password dove ci sia presente almeno una lettera maiuscola e almeno un numero. Dati d'esempio, sì, dati d'esempio, clicca su dati d'esempio. Vai sul pannello amministrativo, apri una nuova scheda e apri una nuova scheda anche il proprio sito. E questo non chiede di cambiare, perché mi sembra che a me ho dovuto cambiare il file index PHP poi alla fine.
di configurare, no, perché te sei rimasta alle vecchie installazioni, perché prima della 2.5, che è fino alla 1.5, chiedeva a un certo punto rinominare la cartella di installazione, sì. No, ora in questo caso qui con la 2.5 sostanzialmente ti dice si distrugge. Quindi vai, andami. Passo dalla era. Perfetto, e questa è gestione. Guardiamo anche il sito, fai vedi sito lì in alto a destra, c'è cioè il vedi sito. Allora, questo diciamo, è il pannello di amministrazione, ok? Allora, come potete vedere ci sono diverse voci. Attraverso queste voci voi sostanzialmente arrivate a gestire completamente e a dare un look che più vi piace al vostro sito. Allora, qui alcune di queste voci vi vengono riproposte come possibilità di, diciamo, di velocizzare un po' tutte le varie funzioni. Allora, ovviamente essendo un sito per la gestione e la pubblicazione di contenuti, leggete articoli, la prima cosa che lui vi mette in evidenza è proprio la possibilità di poter scrivere un nuovo articolo, ok? Qui si può scrivere un nuovo articolo, qui si possono gestire tutti gli articoli già letti, le categorie, molto importante, perché queste poi a seconda delle categorie poi andrete a formare anche i vostri menu. C'è la gestione delle foto, dei media in generale, la gestione dei menu stessi, la gestione utenti, i moduli, estensione, eccetera, eccetera. Allora, andiamo innanzitutto a vedere a dove c'è. Configurazione. E guardiamo subito che cosa ci riserva. Ecco. Allora, in questo caso voi potete lavorare online sul vostro sito e per evitare che qualcuno, magari anche per caso ci possa arrivare, potete mettere già da qui, potete mettere la spunta su sì e mettere il sito offline. In questa maniera tutti quelli che non hanno il vostro accesso vedranno semplicemente una pagina che vi dice che cosa. Sito fuori servizio per manutenzione, ritrovare più tardi. E anche questo lo potete cambiare, ci potete mettere anche una poesia, ci potete mettere la soluzione ad una formula matematica, quello che vi pare, è un messaggio personalizzato. Ti vorrei fare 2 minuti. Per adesso cosa hai fatto? Sta andando giù su quel buzzboard, quel server lì, sì. Quello lì è un server tuo dove c'è già tutto dentro. No, qui c'è questo qui, c'è questa installazione qui. Però il server Apache, gli SQL, quelle cose lì non ci sono. O ce l'hai già? No, io ho già scelto un server che mi dà Apache, SQL, c'è già tutto. Ora io quella parte non l'affronto perché sostanzialmente diciamo che all'80% sono tutte cose che voi ritrovate in tutti i server, qualsiasi acquisto che facciate, voi queste cose le trovate. Ora io, cioè, sono trasparenti, nel senso che quando ti acquisti uno spazio loro ti dicono che cosa ti danno, ovviamente non è che ti disposizione, non è che compriamo questa procedura che hai fatto, cioè dovrebbe andare bene, va bene, sì, per tutte le strade quelle cose. Esattamente. Allora, qui potete stabilire quale tipo di editor utilizzare, il limite delle liste, queste è il limite delle liste, sono le voci che poi vedete voi, che poi voi quando andate nella gestione dei contenuti piuttosto che alla gestione dei file, voi mettete un limite per il numero di queste voci che volete che siano visualizzate, sia a livello di amministrazione, ma anche qualora ad esempio proponiate una serie di link a degli articoli vostri, questi come limite prende questo qui, quello di meno. Okay? Descrizione, questo è importante, e qui si mette la descrizione del sito. Mi raccomando, non superate mai i 100 caratteri nel descrivere il vostro sito, perché Google ha in
imposto come standard appunto che le descrizioni non eccedono mai 100 caratteri, per cui state sempre all'interno di 100 caratteri, per cui per Google la vostra è un'ottima descrizione, poi magari ci mettete tutta una serie di X, ma tanto lui non se ne accorge. L'importante è che siano 100. Le parole chiave del sito che identificano il vostro sito, e che anche queste Google consiglia di non superare le 9 parole chiave, perché se ci mettete 200 parole chiave per Google voi state facendo furbi, per cui ecco che già si incomincia un rapporto molto molto male. Questi ci interessano, le passo che c'è? Ah, questi sono molto importanti. Con queste impostazioni per il Search Engine Optimization, voi che cosa potete ottenere? Allora, vai sul, vediamo un po' se compare un po' qua. Ecco, guardiamo un po'. Ecco qua. Vai su attiva URL Search. Oh, allora, selezionare se ottimizzare o meno gli URL per i motori di ricerca in modalità SERP, cioè Search Engine Friendly. Cioè, ovviamente lui di default vi dà sì, perché è quello che tutti noi vogliamo, cioè l'ottimizzazione dei propri indirizzi che compaiono poi, vedete come è brutto questo indirizzo va su ad mstato int.php option uguale com eccetera eccetera. Ok, accendi un attimo questo qui, riscrivi URL SERP, vi permette appunto di saltare quello ridume che c'è là sopra, ma scrivere un qualche cosa di più umanamente intelligibile, qualche cosa che poi magari se incontrate un amico per strada riusciate a dargli un indirizzo di una vostra specifica pagina in maniera senza dover incorrere nei punti interrogativi, negli uguali eccetera eccetera. Però per fare questo, se vai qui sul punto esclamativo, vi dice una cosa molto importante, ok, che rinominare il file htaccess.txt in punto .htaccess, ok? Ora poi dopo lo vedremo all'interno della cartella dell'installazione, proprio diciamo subito in evidenza c'è tutta una serie di file, tra cui appunto questo qui. Questo va preso e rinominato come ci chiede lui, perché questo ci può permettere appunto quando andiamo a realizzare quando andremo poi ad avere il nostro sito, ad avere degli indirizzi umani. Suffisso URL vi aggiunge al vostro indirizzo anziché PHP come è generalmente Joomla, vi ci aggiunge un punto HTML. L'alias Unicode lo potete lasciare così. Allora, andiamo sul sistema. Qui c'è diciamo delle utilità di sistema, tra cui c'è la cache che inizialmente vi consiglio di lasciarla disabilitata, e lasciarla disabilitata anche in caso in cui il vostro sito non superi mai le 100, le 200 visite al giorno. Questo perché comunque avere una cache attiva porta ad avere un sito che si può appesantire, per cui io vi consiglio di lasciarla disabilitata. E soprattutto la parte che a voi vi interessa più di tutte è questa, la vita della sessione. Perché la vita della sessione? Perché per motivi di sicurezza, se voi avete dei periodi di inattività superiori a quei 15 minuti che vengono indicati lì, lui praticamente vi disconnette. Ok? A volte è successo, gente scrive l'articolo, va per salvare e non gli ha salvato niente e si è trovato fuori dal sito. Perché? Che questa misura di sicurezza fa sì che superati questi 15 minuti dove non è avvenuto niente, ma non il battere, lo scrivere, è il salvare, cioè il salvare file, fare procedure del genere, per lui vuol dire che voi state lasciando una porta attraverso la quale ci possono entrare tutti, per cui per motivi di sicurezza. Quindi lo potete alzare, io per esempio la metto sempre a 30 minuti perché il tempo è più o meno può essere utile. Ok, andiamo a server, qui qui c'è quel layer FTP che non abbiamo messo all'inizio, ma se vi dovesse servire poi potete attivare quei vostri diciamo dati di accesso FTP al vostro sito, li inserite qui,
per esempio, questo serve quando si lancia attraverso un'applicazione sul desktop del vostro computer, per esempio il backup. Io ho una funzione, ho un programmino, che lui tutti i lunedì mattina mi fa il backup dei siti. Lo parte, ok. Però per poter entrare dentro il sito e eseguire questa operazione ha bisogno che questo sia riempito con i dati dell'FTP, che vi dà ovviamente il vostro server. Là c'è i dati che abbiamo inserito al momento sul, per quanto riguarda il database, vedete, c'è tutte esattamente le stesse cose. Qui c'è si può scegliere il tipo di servizio mail avere di quello interno e la sua gestione. Qui si cambia, si può cambiare chi spedisce le mail nel vostro sito e soprattutto quando, cosa vede chi le riceve. In questo caso chi le riceve vedrà scritto che il mittente è questo Giombra. Permessi. Questa è la parte sostanzialmente importante, che ovviamente io all'inizio vi consiglierei di neanche di guardare, e lasciate vedere com'è. Come vedete qui c'è, ci sono dei nomi tipo public, va bene, registered, registrato da qualche parte, poi c'è manager, anche così, registered, manager, administrator, auto. Sono vari livelli di accesso. La novità col 2.5 è la personalizzazione di questi livelli. Cioè io posso dire Alice non deve vedere questo articolo, quindi io semplicemente ad Alice gli assegno un nome di qualsiasi utente, potrebbe essere Alice Registered, che ho creato precedentemente, e tutte le volte che Alice vuole andare a leggere quel contenuto, come il server la riconosce, noi glielo fa leggere. E così anche per scaricare magari eventualmente dei file, piuttosto che caricare altre cose. Vabbè, se non ci interessa, salve. Allora, utenti, va bene, lasciamo stare, non ci interessa. Menu ci ritorniamo su, dopo, contenuti per ora lo bypassiamo. E adesso andiamo a vedere il sugo di Jomla, che è componenti. Allora, componenti che cos'è? Componenti sostanzialmente sono, come intendeteli così, come dei software, ok? Dei software installati sul nel vostro sito, che realizzano alcune vostre necessità. In questo caso di default c'è veramente poco. C'è le newsfeed, i messaggi, i contatti, la gestione per creare appunto i vari contatti all'interno del sito, c'è la gestione dei banner, ma insomma un po' scarsino. Però se noi ci siamo segnati in questa prima lezione l'indirizzo famoso, quello jomla.org, da lì possiamo scaricare tutta una serie di componenti che ci possono essere d'aiuto. Oltre ai componenti poi ci sono altri due interessanti, che sono i moduli e i plugin. I plugin sostanzialmente vi aiutano a presentare certe informazioni all'interno dei vostri contenuti in maniera automatica. Una volta che voi l'avete impostato, questi eseguono tutte le vostre istruzioni e vi permettono di raggiungere, di avere delle implementazioni anche importanti. Faccio un esempio: ora va tanto di moda che in fondo ai contenuti ci sia la condivisione su Facebook, no? O piuttosto che su Twitter, oppure anche lasciare un commento, eccetera. Questo in Jomla avviene tramite l'installazione di un plugin specifico, il quale automaticamente in tutte le vostre pagine del vostro sito lui aggiunge, ovviamente se voi non gli date un'istruzione contraria, lui vi aggiunge la famosa barra di Facebook, Twitter, con cui voi potete condividere il contenuto sui social network, o addirittura in qualche caso anche commentare direttamente quello che è stato scritto. I moduli in realtà che cosa sono? Sono delle, anche questi, chiamiamolo così, delle piccole... dei piccoli programmini che mostrano nel quadro, diciamo, del vostro sito in alcune posizioni specifiche
delle cose che posso dire, tipo il login per potersi inserire, tipo anche un sondaggio, che sono tutte cose che vengono gestite tramite i moduli. Vai, estensioni moduli, vediamo un po', gestione moduli. Ok, clicca. E vediamo che moduli ci riserva l'ombra. E sono tutti questi? Un action, ce ne sono tanti. Adesso vedete, c'è cerca, top menu, percorso. Il percorso sarebbe quello che viene chiamato le briciole, buonasera. Quello che viene chiamato le briciole, cioè quello quando voi via via che andate avanti nella navigazione ed entrate in pagine, dentro pagine, dentro pagine, questa è quella barra che voi vedete in cima che vi dice dove siete, e anche il sistema di, diciamo, l'uscita di sicurezza. E là ci sono dei banner, questo vi permette di mostrare dei banner nella posizione in cui volete del vostro sito. Poi ci sono, vabbè, i menu, che è quello che vi permette di poter mostrare il menu di navigazione, e subito un menu utente, perché come vedete, se notate, il menu principale, se andate in fondo e vedete accesso, il menu principale è public, il menu utente è registered. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il menu utente, in questo caso, viene visualizzato a chi ha i dati di accesso registered. Mentre quello pubblica è il menu principale, questo lo possono vedere tutti. Per cui io a volte può succedere, ad esempio nel caso specifico, e devo far scrivere un articolo front-end, cioè dal sito ad una persona, devo aggiungere appunto un link che mi porti all'editor in cui lui può scrivere questo articolo, però non è che lo posso dare a disposizione di tutti. Devo proteggere questa cosa attraverso un accesso riservato, per cui faccio in modo che questo, con la specifica register, mi compaia solo e esclusivamente a chi voglio io. Ok, andiamo a vedere il plugin, qualche cosa, se no piuttosto scanner di installazione, gestore plugin. Ecco, e qui ci sono, qui ce ne sono un po' di più, ovviamente, perché sono tante le funzioni che vengono svolte dai plugin, tra cui vediamo la parte importante sono gli editor, le varie gestioni, sia come motore di ricerca per i contenuti, captcha. Sapete cos'è il captcha? Le captcha, sì. Quei codici malefici che, se te non inserisci alla fine di un form, te non spedisci né email né mandi, posso dire, delle adesioni. Sono quei codicini, non so se hanno mai visti, lettera, numero, un po' storti, un po' oscurati. Quelli sono il famoso, quello poi in realtà viene definito anti-spam. Tramite questo voi gestite anche questa cosa qui. Lo potete aggiungere, per esempio io lo aggiungo anche nelle mail, perché purtroppo oggi ci sono dei programmini che corrono sulla rete, che vanno a cercare proprio queste situazioni in cui ci siano dei form, c'è un tasto invia, loro mi trovano una pagina, c'è un tasto invia, loro si fermano e ovviamente cominciano a inondarvi di spam. L'unico sistema per proteggersi anche in questo caso da queste azioni è appunto aggiungere un recaptcha. In questo modo diciamo che il ragnato malefico non riesce a inviarmi niente di che. Sì, scendi giù, ci sono varie cose, ma poi eventualmente se abbiamo tempo poi le vedremo. C'è addirittura 6 pagine, vedete? 20, lo ricordate che avevo detto? 20. Io se mettevo 50 ora probabilmente me ne faceva vedere tutti. È importante questa qui, non esagerare mai, al di là del che io ho fatto caso, perché a parte per un discorso anche di organizzazione, perché magari se c'è troppi video non ci si capisce niente, se dite tutto a mai quello si cerca. Però a volte nel caso specifico, ad esempio, dei siti dove ci sono tantissimi contenuti, a volte se mettiamo questa cifra troppo alta, tipo 100, 200, la memoria proprio non solo del computer, ma proprio la memoria proprio del server è totalmente assorbita da questa azione, perché deve sventolarvi tutta una serie di cose, di cui a volte io ho avuto anche dei problemi. Allora, poi non so. Ora fammi una cortesia, digita questo indirizzo qui, www.baseballstar.it/index.ph. No, questo lascia, io lascio, sono divertissimo.
se avete domande nel frattempo, fate, non vi dovete vedere tutto. Caccio si poteva installare anche all'inizio, perché insomma all'inizio ci ha fatto poi passo. Sì, allora ad esempio, io per esempio... No, per spostare punto t slash index h, quello nel mezzo lo leggo. E io per esempio mi sono, che ho fatto? Sono andato a prendere il codice di su Google, e loro hanno un reCAPTCHA piuttosto, e l'ho installato praticamente qui, però poi magari si può vedere anche qui. E divideva a tenere. Si è messo il sito offline, per cui e quindi tutto ciò che io sto facendo voi non lo potete vedere. L'hai avanzato? Ha levato l'amministrazione? Sì. Ah, non è con l'amministrazione, se si leva il sito offline si fa il refresh di questo e si vede subito come compare un sito di Joomla di default. Dopo bello.it mettici slash administrator e ci siamo. Ma conviene metterlo offline quando uno ci vuole? Io non lo metto mai offline, invece è meglio. Allora io generalmente no, non lo metto mai offline. Perché faccio un esempio, no? Ora se io prendessi ad esempio, mi chiedessero di fare il sito di Google, rischierei che mentre lavoro tutti mi vedano, giusto? Però generalmente quando si hanno siti nuovi che non conosce nessuno, è chiaro che uno non ha bisogno di metterlo offline, perché tanto nessuno ci ha. Però una volta è successa una cosa curiosa. Stavo lavorando su un sito e a regola non la conosce nessuno. Però avete visto prima quando si è fatta la configurazione, ho messo le keyboard, però tanto sto cercando. Sono passati i giorni, è successo che Google mi ha indicizzato. E di punto in bianco mi sono ritrovato con gente che mi girellava. Quella era uno scheletro di sito, non so più, che può succedere anche se quindi si mette o non si mette, io forse no, lasciamolo pure online, solamente ricordatevi magari le keywords e le meta description di farla all'ultimo proprio prima di dare configurazione. Seleziona l'indirizzo e fai refresh, F5 probabilmente. Oh, e questa è una installazione standard, diciamo, riconoscibilissima. Come vedete, qua su c'è uno script che ha dei caratteri che poi andremo a vedere la prossima volta, quando andremo ad analizzare proprio il file, quello index.php, proprio come è scritto, vedremo che c'è appunto un coso. Questo è un modulo, vedete, un modulo di ricerca, e qui è stato inserito in quella posizione lì che è stata specificata poi nel file. Qui c'è il famoso menu principale che lo devono vedere tutti, ok? Eccoci, questo è il famoso elebriciole che vi dicevo prima, il percorso, segui, due punti, home, si va avanti nella navigazione, ma aumenta, eccetera, eccetera. C'è il login, che è un modulo, e i componenti sono quelli che in realtà mi stanno al centro, nella parte centrale del sito, e con questi componenti io posso gestire addirittura dei social, una sorta di community, ci metto i miei articoli, ci metto il mio negozio online, cioè, di opportunità ce ne sono tantissime. E siamo arrivati, che c'è altro? È finito? Perfetto. Ok. Allora, questo, come questa, vedete... Questa impostazione così è di default, nel senso di default. Noi, questo, come esatto, in un'altra maniera. Noi ci si può fare come ci pare, nel senso,
si modificando questo file index.php, che poi ora la prossima volta andremo a vedere, vi faccio vedere, insomma, sostanzialmente che spostando, cancellando e dandogli proprio un'architettura tutta vostra, voi potete ottenere un sito che invece di essere in questa maniera può essere, non so, l'unico limite appunto è la fantasia. Ora vi faccio vedere un esempio, vai tu, apri la finestrina così, vi faccio vedere che anche al grossito si possono realizzare dei siti in Joomla piuttosto complessi, e ora vi faccio un po' di pubblicità, ma tanto a voi non mi dite. www.dubidoo.it. Con la U. Ecco, qui abbiamo un menu. Qui ne abbiamo un altro, qui abbiamo un modulo per la gestione della data, qui abbiamo un modulo per la selezione della lingua, si può fare in modo anche questo sito di vederlo scritto in gaelico, in danese, in bulgaro, addirittura in cirillico, posso dire questo, viene tutto cambiato, viene in cirillico. Qui abbiamo dei link, a destra abbiamo un altro modulo, in questo caso sta cercando di ottenere dei soldi. Qui abbiamo il modulo di ricerca, ok, scendi, okay. Qui abbiamo dei contenuti, ecco, qui addirittura abbiamo dei contenuti all'incastro, perché avete visto, generalmente i siti in Joomla si riconoscono subito perché sono tutti squadrati, no? Sono tutti quadratoni, uno messo accanto a un altro, tutti precisi e tutto quanto. Qui addirittura riusciamo a avere il titolo di questo articolo che mi sormonta un altro articolo. Questo in realtà, da un punto di vista di codice, qui stavo spezzato in due. Gli abbiamo detto, il titolo di questo non lo mettere qui, come sarebbe più naturale, no? Come questo, non il titolo di questo, lo metto esattamente come è quest'altro, ma mettilo in quest'altra posizione. Scendi, a destra vedete i più letti della settimana, ci sono gli articoli più letti, ok? Qui ci sono altri link ad altri titoli. Qui, anche qui è stata fatta una cosa piuttosto semplice. Quattro quadratoni, quattro rettangoloni, di cui uno gli abbiamo dato gli stangolini stondatini e riproponiamo la notizia in una veste nuova. Scendi ancora. Ecco, qui abbiamo l'inserimento di un video, ok, di una serie di video. Qui abbiamo una parola del giorno che in realtà è un feed, cioè noi da un file, da una sorgente feed rubiamo a Zingarelli la loro parola del giorno e la mettiamo qui. Qui sono dei contenuti nostri che vengono riproposti, scendi. Qui sempre tramite feed, qui che cosa prendiamo? Prendiamo addirittura degli articoli da un altro sito, come abbiamo fatto con Zingarelli, e qui la stessa cosa, ci sono altri articoli. Scendi un po', una cosa che si è finita, sì, dovrebbe essere tutta. In fondo è importante, specialmente quando si fa dei siti molto lunghi, dove c'è da scorrere parecchio, ricordate sempre, è buona abitudine mettere in fondo il menu, modo tale che uno, e questo è un plugin famoso di Joomla, che è quello torna in cima, che gli permette di saltare. Ecco, è sempre un quadratone, perché si parla di un rettangolo, dove dentro ci sono altri rettangoli e altri quadrati, però sostanzialmente vai sul sito quello di default di Joomla, vuol dire un'architettura completamente diversa, e questo è possibile proprio perché siamo intervenuti a livello di index.php e a livello anche di foglio di stile. Comunque questi saranno argomenti che toccheremo la settimana prossima. Allora, come avete visto, l'installazione è una bischerata, nel senso che si può fare. Vi consiglio di abituarvi a questa procedura che vi ho detto oggi, perché un domani che realizzerete un sitone da 100, 150, 200 mega, avrete difficoltà a trasferirlo magari da qualche altra parte. Con le funzioni di questo Akeba, che ora poi andremo a vedere, c'è anche un componente che permette di fare il backup, scaricarvi il file di backup, quindi tutto l'intero sito, e poi poterlo poi caricare e usare il kickstart.php per ripartire. Io vi confesso, da quando l'ho conosciuto sono rinato.
Quindi avete delle domande, qualcosa, curiosità? Idea. PayPal è sempre in opzione di Joomla o una cosa esterna che si aggiunge? Allora, bisogna stare attenti quando si usano queste opzioni. Allora, PayPal in Joomla, l'installazione di Joomla non c'è. Ci sono dei moduli. Io in questo caso ho utilizzato un modulo gratuito che tratta, che gestisce questa cosa. Però in realtà non mi gestisce niente, perché in realtà che cosa fa? Lui non fa altro che prendermi questa cifra qui e una volta che io clicco su donazione lui me la rispatacca nella finestra di PayPal, del sito di PayPal. Questo è, no, vi dico questo perché è molto importante. Non installate mai niente che gestisca tipo carte di credito o cose così, che sia di Joomla, che sia che vi pare. Questo è una cosa molto semplice, perché questo in realtà non fate che fare il pappagallo, mi prende il 2 e me lo scrive automaticamente sul modulo di PayPal. Succede questo e basta. Infatti lui, l'unica cosa che lui mi chiede a livello di amministrazione è: una volta che questi hanno cliccato donazione, dove devono andare? A quale account di PayPal devono fare riferimento? Gli do l'indirizzo e lui ci va, ma non fa altro. Quindi è una cosa molto semplice. Però a volte capita che ci sono dei moduli come questi che vi chiedono password, dati e cose. Nel dubbio, tanto non serve a niente, non è che vi aumenta chissà che cosa. Altre curiosità? Sì, oltre i due ci dovrà anche trasmettere chi è che mi diceva. No, perché io l'ho già detto, perché quando io gli ho indicato la mia pagina, cioè il mio account, cioè la mia pagina su PayPal, perché io sono un cliente di PayPal, io sono già verificato da PayPal, perché PayPal già mi conosce, io basta gli dire vai su questo indirizzo qui, PayPal mi conosce, quindi PayPal, come è in casa questi 2 euro, sa già che li deve dare a me, questo è chiaro. Allora? Come viene popolato il database MySQL? Come? Il database MySQL, come viene popolato da Joomla? Oppure viene popolato solo per appoggiarci i dati? Diciamo, sì, viene sostanzialmente sì, perché poi tutto il resto viene gestito proprio nel back-end, cioè nel lato amministrativo di Joomla, e magari anche se per una cosa faremo un'installazione di che cosa? Di un componente che ci permette di fare un po' di explorer all'interno delle cartelle di Joomla, perché quello che non capisco è come mai non lo mettono in default loro, ma tipo ha visto la navigazione che fai su PC, no? Vai nelle cartelle, guardi, arrivi tutti, fai Joomla, il suo non ce l'ha. Questo, ora faremo l'installazione di questo un componente, faremo l'installazione di questo componente, per cui dopo andremo a vedere dalla stessa amministrazione con cui finora abbiamo lavorato i file. E lui praticamente lì hai tutto, cioè le grosse modifiche te le ottieni lì. Allora, nel sito che abbiamo visto prima, essendo un sito giornale, un giornale, il grosso problema dei giornali qual è? Cos'è questo? Questo è il sottotitolo, ok? Abbiamo un titolo e un sottotitolo. Allora, non è possibile ottenere oggi un titolo e un sottotitolo in maniera semplice ed efficace, né con Joomla né con altre situazioni. Per ottenere questo, nella versione precedente, quella della 1.5, sono dovuto intervenire sul database, perché al database gli ho detto, quando sono andato nello spazio dove lui trova tutti gli indizi per poter costruire un articolo, gli ho detto ok, oltre al titolo dell'articolo mettici quest'altra cosa e chiamala sottotitolo, ok? Dopodiché io tutte le volte caricavo un nuovo articolo, lui mi prendeva il titolo normalmente, ma anche il sottotitolo che gli specificavo nell'editor. Quindi ho fatto una modifica sul database, però sono queste le modifiche che si possono fare. Però poi con la 2.5 cosa è successo? Una cosa straordinaria, che Joomla si autoaggiorna da solo. Per cui che cosa succede? Che sostanzialmente te qualsiasi modifica fai, lui a un momento c'è un aggiornamento, ripeti tutto. Quindi qui la soluzione l'abbiamo approvata diversamente. Okay? Però ecco, sostanzialmente installi un componente,
ti crea cartelli nel database, installi il coso e ti crea dei cartelli, dove lui però ci sono solo i dati, però diciamo quello che te visualizzi realmente, quello lo gestisci tutto direttamente dal pannello di amministrazione. I pannelli di testo che si usa per mettere esempio il codice giornalistico, lì c'è il sottotitolo e te lo metto in pubblica. No, quello è alias, te ti sbagli con l'alias. L'alias, che è in realtà non è il titolo che ti dà te, l'alias è quello che, con cui il sistema riconosce quel contenuto lì. Cioè, ti faccio un esempio. Titolo Grosseto in serie A, ok? Se ti lasci il libro l'alias e clicchi salva, lui automaticamente nell'alias ci mette Grosseto in serie A, ok? Però te, volendo, se vuoi fare il bianco, cosa fai? Metti Grosseto in serie A e sotto ci metti battuto il Siena, sculacciato, eccetera eccetera. Per Google il vero titolo dell'articolo è quello, è l'alias. Per il sistema è l'alias e per Google è l'alias. Il tuo titolo Grosseto in serie A in realtà non se lo fila nessuno. E anche perché a volte succede quando ti clicchi, no, su un link, no? A volte succede che ti clicchi su un link e ti trovi in pagina non trovata. Ora, motivi possono essere tanti, ma uno dei motivi che spesso succede è che viene indicizzato un contenuto con un alias che poi viene modificato dopo. Quello rimane sul motore di ricerca, che l'ha modificato e il sistema no, quando lui cerca il primo, il sistema non lo riconosce perché in realtà te l'hai modificato e non lo ha trovato. Si fa Twitter o Facebook e poi si cambia. Tac, ti salta tutto, ma anche Facebook, se te lo vai a condividere con gli altri, non ci ha fatto caso, anche Facebook non te lo trova più, addirittura ti segnala l'articolo non trovato. Quindi l'alias è sostanzialmente come la peste, un battoccato, nel senso, una volta anzi io consiglio sempre, specialmente per chi come te scrivi articoli, vi consiglio sempre di non dargli nel segno di spunta della pubblicazione, dagli sì, dategli sempre no. Magari lo salvate e continuate a lavorarci, poi solo esclusivamente quando sei sicuri che quell'articolo può essere pubblicato, gli date sì. Questo ti permette che l'alias, lui te lo cambia tutte le volte e te modifichi anche il titolo, appunto, perché è sempre bozza in quel caso lì. Quindi lui prende il definitivo come te gli dai sì. Vai a contenuti? Gestione articoli? No, vai. Ecco, vedi? Questo è l'alias. Ma questo lo puoi scrivere te, ma lo scrive lui automaticamente. Perché al momento in cui te però gli dai pubblicazione sì, lui a quel punto è come Mosè, l'ha scolpito sulla pietra, capito? Dopo diventa un problema tutto. Su, no, guarda, c'è un po' grosso questo è. Categorie, accesso, permessi. Ora fai, ecco, così si dà subito una dimostrazione sull'editor. Vai su plugin. Tu di no, devi chiudere questo archivio. Chiudi l'articolo. A destra. Gestione plugin. Allora, seleziona tipo, via a destra quelle vanno della bandiera lì, sull'alto, seleziona tipo, editors, così si dà una bella scolpita, l'ultimo, modalità estesa, che fa un po' estesa su in altre modalità. Sì. Scendi, parametri avanzati. Ok, strumenti sopra, elemento strumenti a sinistra, testa, eccetera. Allora, ecco, qui comincia a levarlo di nuovo. Allora, fonte nascondi. Ah, sono
stessa, e dopo bisogna diventare stessa. No, incolla, lascialo, prova e sostituisci, nascondi, strisci data, nascondi, formata data, vabbè, strisci ora, nascondi, colori, nascondi, tabella, qua ti faccio un esempio, andiamo un po' di questa roba, dai. Altre domande? Io voglio dire una cosa, perché mi seguirà quest'anno a scuola e le forme non... Ma che scuola trovato. Si conosce? È scuola di... è l'istituto di Barbanella, ora il nuovo, l'istituto comprensivo numero 5 è diventato. Quindi la Pico? La Pico e Barbanella. Sì, Rovetta. Cazzalone, Via Rovetta. E dovremmo fare i pagellini online. E non so, cioè, non ho trovato granché sui forum, però immagino che si potrà fare un giorno. Certo. Purtroppo pure perché è un bel lavorino, anche questo. Venga, avanza, via, via. Vai, qua, su. Torna su, 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 su. Opzioni di base, scusami, opzioni di base. Altrimenti non semplice ma avanzata, okay. Clicca salva e chiudi, è quello di mezzo, ecco. Ora andiamo un po' a contenuto che l'ha un po' alleggerito, quindi vediamo subito un esempio. Ecco, visto prima tutto quel barrano, quel morto. Ecco, questo è un esempio di un utilizzo del plugin, sostanzialmente. No, questi, sono questi i plugin. Mi permettono la gestione di situazioni come questa, dove si vanno a cercare nei plugin. Ok? Ricordatevi sempre che c'è sempre una spiegazione al più arcano dei misteri. Qui ci potete inserire gli articoli, le immagini, addirittura spezzare la pagina in modo tale che automaticamente vedrai un articolo, magari se è parecchio lungo, voi volete avere più pagine, ci pigiate sul page break e cosa, qui allora leggi tutto, leggi lo sentirlo o meno, poi qui ci sono i classici comandi. Ora io sostanzialmente come comandi dell'editor lascio solo questi qui, questi li tolgo, questi tanto li faccio gestire dalle classi di stile, per cui anche questo lo tolgo, lascio l'HTML, questo è l'inserimento dell'immagine, questo è l'anchor, anche questi le tolgo, in modo tale da avere molte cose semplici, perché tutte queste cose qui sono gestibili. Domanda, l'HTML era quello che nella versione 1.5 era show hide, la barretta? No, l'HTML è show hide. Show hide, che se lo clicca faceva tutto vedere in HTML, dal testo ai video. Perfetto, sì, perché a volte c'è... Lo so, per inserire i video, le devi scompattare, poi ricaricare, old code, eccetera, eccetera, è quello lì. Esattamente, okay. Sì. Addirittura quando siete in difficoltà potete cliccare sulla gommina o sulla... Ah, vabbè, comunque se te lo cancelli con... lo puoi cancellare anche la tastiera, con HTML, volendo. Sì, 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 quello sicuramente. Allora, via, usciamo e affrontiamo ora il discorso... salva e chiudi. No, chiudi e basta. Salva. Chiudi e basta. Allora, io mi ricordo la mia prima esperienza con John, fu quasi tragicomica, perché io persi ben 2 giorni per capire da dove si gestiva il mio. Che è una cosa micidiale, per chi non lo sa è una trappa, una sabbia mobile per cui non si riesce mai fuori. La gestione, ricordatevi sempre perché si diventa sempre per componenti moduli e plugin. La gestione in realtà è una doppia gestione. È una gestione dalla voce menu ed è una gestione tra estensioni moduli. Perché? Perché nella gestione menu, ok, vai menu principale, voi vi create il link che vi interessa, ok? In questo caso, ecco, qui ci sono. Però poi, se nel caso specifico, questo è il menu principale, quello che John ha per default già pubblicato in quella posizione lì, per cui va tutto bene. Ma io che siccome mi piace sempre tutte le volte cercare di capire le
quindi smonto come un ragazzino, mi era sparito questo menu principale. Per cui io poi, perché ne volevo fare uno mio tutto mio, per cui poi dopo non riuscivo più a trovare e a capire come mai non si vedeva, e mi ci è voluto appunto 2 giorni, perché la gestione sono sempre separate. Qualsiasi cosa voi vedete qui, dei contenuti, dei menu, queste sono, diciamo, istruzioni relative all'amministrazione del sito. Ma il front end, cioè il sito vero e proprio, quello che vedono tutti i comuni mortali, ricordate che è sempre e solo esclusivamente gestito dai componenti, dai moduli e dai plugin. Per cui, se vai, vai un attimo a estensioni, gestione moduli, menu principale, spuntano, cioè mettono questo. Esatto. Mettimelo in sospeso. Perfetto, vammi sul sito home, fai il refresh. È sparito. No, non ha disgrazia. Però cosa succede? Che Google quegli indirizzi del menu, quelle sta indicizzando. Però voi non li vedete. Per cui voi l'avete creato, l'avete correttamente, l'avete puntati benissimo perché devono andare lì, lì o lì, lì, però poi non li vedete. Quindi ricordatevi sempre che tutta la gestione di giorno passa attraverso, quando avete un problema voi cercate di capire se dipende da un componente, da un modulo o da un plugin. Sono domande? Avete dei dubbi? Ce l'ho con il 1.5 e con il 2.5 ha detto domande, no, però più che domande no, ovviamente l'HTML ci spiega nessuno, però questi a volte può capitare di utilizzare l'HTML, per esempio a volte quando devi fare le famose DEM, no? quelle newsletter che arrivano a casa, no? Per cui ti hai bisogno di scrivere, quando ti arriva pelle di wind, faccio un esempio, no? Ti arriva pelle di wind, ti si fa la villa al mare, comunque. Quelle sono praticamente delle piccole delle paginine scritte in HTML, ma un uso, diciamo, piuttosto limitato. Il vantaggio, come dicevo prima, è proprio questo, che è lui che produce, è proprio Giovanna che produce l'HTML, che non ha più bisogno di lui. Non è proprio il caso di andare con il braccio, no, poi ci arriverai poi alla fine a smaneggiare, a tocchicciare, ad arrabbiarti, perché specialmente nel PHP basta che levi una virgolina, ti viene una bella pagina bianca. Quindi attenzione, ci si arriverà perché è più forte di noi, perché sostanzialmente il fatto di volerlo come ce lo immaginiamo ci farà arrivare proprio a questo. E allora io vi farò vedere poi la settimana prossima cosa si può toccare. Il vantaggio di Joomla è proprio questo, che ha un'alta duttilità. Voi lo potete modificare come vi pare. Per cui addirittura anche ci sono, per esempio c'è la particolarità è il famoso override, no? Per cui ti permette di modificare i file dei componenti o dei moduli o dei plugin, dei moduli dei componenti, per far sì che questi restituiscono le informazioni che volete voi con un look come vi piace a voi. Questo lo fai perché è prevista l'opportunità di mettere in una cartella a parte questi file che governano questi, diciamo, il lato front-end, quello al pubblico, dei componenti. E questo vi mette al riparo poi dagli eventuali aggiornamenti. Ad esempio, una cosa orribile sono di default, per esempio, sono i moduli di contatto che vi dà. Però anche questi possono essere personalizzati, possono essere presi carini, possono, cioè, avere anche un look completamente diverso. Si possono eliminare anche dei bottoni, che io riteniamo che non siano di nessun utilizzo. Cioè, diciamo, la personalizzazione, la customizzazione qui è senza freni, nel senso che ci
può ottenere veramente di tutto. Ci farà vedere come si può dare delle pagine a qualcuno d'altro per l'e-commerce, per esempio, attraverso un codice. So, per esempio, un agriturismo che vuole inserire la sua pubblicità, io do a lui una pagina che lui può riempire e basta. E lo gestisce lui da solo. Allora è come booking.com, ok? So, per esempio, un albergo, io sono una piattaforma, l'albergo può inserirsi sulla mia piattaforma tramite un codice, io non sono responsabile di quale che hai scritto perché alla fine è lui che ha fatto tutto. Si riesce attraverso Joomla di fare una cosa sì, così? Sì, no, riuscirci si riesce. No, io scuotevo la testa sulla responsabilità, in realtà che considera che il tuo sito in fondo ci devi mettere il tuo codice fiscale e la tua partita IVA. Quindi a tutti gli effetti sei responsabile. Se poi ora passa la legge per cui si va anche in galera per diffamazione, a mezzo stampa ti vedi bene che se non è poi così che tutti possono mettere che gli pare e te non sei responsabile, che in realtà sei responsabile perché quella è casa tua, quella è, e mettendoci il codice fiscale della partita IVA in realtà hai detto quello è il domicilio della mia azienda, è uno dei capito? Dipende in che paese, ho già visto che c'erano delle differenze, per esempio in Olanda hanno dei così e PB Planet uso questa forma lì. Esatto, però vedi, probabilmente perché? Perché gli esempi che ti ha tirato fuori sono aziende che hanno residenza altrove. Per cui ti considera che qualsiasi cosa viene pubblicata sul tuo sito, se te, cioè, il carabiniere verrà a cercare te. No, quello che c'è la signora mi sta dicendo anche c'è un sito subito.it che uno mette un annuncio e gli è scritto che non c'è la responsabilità. Sì, per una cosa perfetto, ma in quel caso lì te devi far firmare o di far approvare una diciamo. C'è un contratto, dove c'è scritto sopra, c'è sempre un contratto dove è scritto sopra. Esattamente, però anche in quel caso lì io ci sarei molto aperto. È sempre bene che succeda mai, perché non lo so come vanno a finire queste cose. Lì hanno ancora stabilito una legge precisa, stiamo navigando nell'alto mare, mi sembra. Capito? Per cui io sul mio sito cercherei di avere sempre il controllo dei contenuti. Nel sito che vi ho fatto vedere prima, lì in realtà scrivo altri, non scrivo io, no? Però in realtà poi alla fine questi contenuti prima di essere messi in pubblicazione non vengono ricontrollati. Che filtra tutto ciò che viene pubblicato, perché al momento che lì mi si scappa qualcosa di strano, è vero l'ha scritto lui, ma. Io sarei controllato, per esempio, se metto dei bambini o se critico qualcuno, ma se c'è un albero in meno o in più sulla foto dell'albergo, diciamo che mi tutelo e pace, è lui che l'ha scritto così, non sono io. No, ma è il solito discorso dei commenti, no? Però anche lì sono opportunità, ora nel caso tuo ti hai bisogno che altri inseriscono dei contenuti perché questo rafforza la visibilità del tuo sito e questo è lo scopo che ti vuoi ottenere. No, e voglio fare prenotare i clienti sulla mia piattaforma, ma alla fine prenotano un albergo. Sì, cioè te ti metti se ho capito bene, tra il cliente e l'albergo? Sì. Perfetto. Quindi fai diciamo una sorta di eroghi una sorta di servizio, via. Questo sì, questo è possibile. Guardate, via, non vi vergognate. Ci saranno delle cose, ora a parte quelli che l'hanno già installato, gli altri dico. Allora si fa come a scuola. Io sono cose che comincia a provarle e quando comincia a provarle poi in difficoltà. Ora un'ora da come hai posto l'installazione, io la farei l'installazione, lei mi parla. Però fatta l'installazione poi c'è un sacco di opzioni da puntare, da puntare, e quelle sono cose che riesci a capirle facendole. Altrimenti col tempo come fai? Ma ci devi battere il capo, come l'esempio che si è fatto prima. Ti devi perdere due giorni per capire che moglie prendeva la moto e arrivava la 12 minuti. Tanto te le fai se
se c'hai un libro dove leggere, se già si fa così, poi fa così. Cioè, io sono sincero, di tutto il, il materiale che ho trovato su Joomla, io spesso e volentieri non ne sono fatto veramente poco, o perché chi scrive a volte non so, ho l'impressione che parli di altre cose, oppure a volte si scivola troppo nel tecnico. La vera cosa, secondo me, il vero punto è che bisogna capire bene com'è la struttura di Joomla, per esempio come questo qui, perché da lì poi si risale a tutte le magagne, sostanzialmente, e anche arrivare a capire il funzionamento, lo si capisce che provando, solo provando. Lavorando. Sì. Ecco, bisogna giocare un po' per capire, cioè, non è che si fanno, c'è una linea, possiamo fare qualche danno che non si può rimediare giocando? Allora, finché giochi a livello di pannello di amministrazione, per come l'abbiamo visto finora, a meno che tu non cancelli, cioè nel senso prendi una cosa e la cancelli, potrebbe, può essere che non succede niente, ma come può essere certe cose non funzionano più. Finché siamo entro questi ambiti qui, potete stare tranquilli. I problemi nascono quando si va proprio dentro il file, quando si va a aprire il file, si va a cercare di capire cosa c'è in quella matassa ingarbugliata e lì cancellare, togliere, raggiungere, si può creare dei problemi. Per cui se vi limitate solo, tant'è vero che Joomla, mi sono su un'amministrazione, ad esempio, qual è il file che rischia più di tutti di essere modificato, eccetera, eccetera? È quello dell'index, il famoso index PHP, quello che ci fa vedere il sito con quella struttura lì, con tutti i rettangoli, tutti quanti. Addirittura lui gli dedica appunto una gestione separata, estensioni, gestione template. Allora, questo, build 2 default, questo è quello del sito. Questo fatto, ecco, gli dedica, ok? Questo è l'index.php, quello che vi fa comprare. E quest'altro sono i fogli di stile. Ora qui c'è un'esagerazione, io mi auguro che voi arrivate in fondo ne abbiate uno, anche perché è preferibile averne uno. Per tutta una serie di cose. Ora qui basta sapere qual è quello che governa il coso. Però proviamo appena un attimino. Modifica la pagina principale del testo. Ecco, questo è il famoso index.php, ok? Qui c'è sostanzialmente tutto il vostro sito. E modificando questo si può fare dei dati, si possono avere delle cose, delle altre, però anche qui bisogna stare attenti e capire cosa si può modificare e cosa no. Considera che io adesso, quando si capisce la verbonata, che ora sembra tutto complesso, però in realtà la verbonata che sta sapendo tre cose, non ha saputo vedere che è a posto. Nel senso, considera che io quando faccio le nuove installazioni faccio una pagina bianca. Ma non perché sono smanettone, perché io sostanzialmente sono un autodidatta, in realtà io sono un grafico. Però per necessità, però per cui scendi un attimo. Da qui, da body, in giù, inizia il sito. Qui c'è la classe, scendi un attimo. Allora, come viene gestito ciò? Un attimo. Vediamo se si trova. Pubblichiamo ad un modulo. Scendi per sempre. Sta tutto, importante che ci sia questo. Modules e copy. Quando voi avete messo questi due righe qui, Joomla riprende i moduli che voi avete gestito pubblicati, okay. E il component sono i componenti, quindi anche la lettura degli articoli avviene tutto tramite.
Il resto sono diciamo, eventualità, per cui sono, diciamo, gestiscono i comportamenti, cioè in caso di questo fai vedere questo oppure quest'altro. Questi sono preceduti da questi libri di D, che sono le classi di stile, cioè tutto ciò che è compreso tra questo, ok? E questo qui che è la chiusura del codice, in questo caso questo modulo B, a questo modulo B gli viene detto di applicare questa, questa classe qui, top, che poi noi poi andremo a vedere nel foglio di stile. A top gli viene sicuramente specificato o la larghezza, l'altezza, il colore, il bordo, eccetera, eccetera, o l'immagine di sfondo, eccetera. Quindi voi quando avete sempre questi, un foglio bianco, ma dentro c'è questi due, voi siete tranquilli, qualcosa si vede. Qui sono condizioni, no? PHP if, se la colonna di destra è mostrata, va bene, allora c'è questo qui. Okay. Ora, dopo di questo chiaramente ci dovrebbe essere un else. Quelle sono commenti HTML. Ah, sì. Solamente in HTML. Sono eliminati da parentesi graffie. Parentesi graffie. Maggiore o minore. Sì, 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 ok. Volevo sapere solo questo. Graffie o nel PHP o nei linguaggi di stile. Sì, sì, ho capito, grazie. Ora chiudi e andiamo a vedere invece quelli che sono i file delle casse di stile. Sicuramente sarà layout. Ecco, sono le varie istruzioni. Questo indica dove noi abbiamo trovato un DIP, li dobbiamo andare al cancelletto. Sicuramente anche qui c'è il top. Ah, ma questo è nel NCSS, però è nel foglio di stile. Sì. Non è il PHP. No, sì. Ok. Marco, lo sai che facevo? Con Mozilla Firefox avevo installato Firebug. Ah, perfetto. Per scomporre. Per capire. Sì. Com'era fatto? E poi perché mi sono messo a Allora per andare via firmate ragazzi. Ancora. Sì, sì.